Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Oh, Apocalisse. Certo. Bene, ma tutto ciò detto e premesso, vogliamo cominciare a porci il problema, e questo lo può fare e lo deve fare la destra, perché con un po' di presunzione Alleanza Nazionale era molto più avanti rispetto ad oggi. Vogliamo porci il problema di come si diventa cittadini italiani? Perché questi migranti che arrivano qua acquistano la cittadinanza dopo un certo numero di anni, ma i giovani che nascono qua, che parlano il dialetto, che fanno il tifo per le nostre squadre, come no, che sono i futuri cittadini, e allora... Ma lei, per esempio, lo Ius Soli lo considera una buona idea? Ma guardi, non è che lo considero un problema. Lo Ius Soli, vale a dire, se nasci in un paese, è il modello degli Stati Uniti, sei cittadino di quel paese, no, l'Italia non se lo potrebbe permettere, come non se lo può più permettere nemmeno Washington, no? Ma Alleanza Nazionale presentò diverse proposte di legge, io ne ho parlato a Iosa, del cosiddetto Ius Culture o Ius Scuole, vale a dire, nascono qua un ciclo scolastico, quinta elementare e terza media. Dopodiché, se vogliono diventare cittadini, la cittadinanza non è un certificato che ti arriva dalla prefettura come oggi. Chiedono di diventare cittadini, dimostrino, no, di conoscere la nostra lingua, la nostra storia. Molto interessante, devo dire. Un giuramento di fedeltà, di conoscenza dei valori della Costituzione. Perché lo dice anche Lollobrigida, mi ha fatto piacere in quell'intervista, dice attenzione perché... Come si diventa cittadini? Questa è la grande questione. Allora, mi posso aggiungere una sola cosa finale? No? Lo dobbiamo fare noi italiani. Perché? Perché i due modelli, l'assimilazionismo francese, il multiculturalismo britannico, vale a dire come diventano cittadini di Sua Maestà o della Repubblica Francese, i figli e i nipoti delle ex colonie, sono due modelli falliti. È vero. Allora, è molto questo interessante, è il grande dibattito, secondo me, non soltanto la moderna di lavorare, sì, solo Ius Scola e Ius Cultura, perché è una cosa che... Ma non perché lo abbiamo già fatto, no, ma certo, ma è perché chiarissimo. È un tema di grande attualità, e tra l'altro, scusi, forse si metterebbe un po' in difficoltà anche la sinistra, che da questo punto di vista non ha torto quando dice sì.